Mi piacerebbe sapere qualcosa di più da Salvo della Society of Kaufman Fellows. Beh, la Society of Kaufman Fellows è una, diciamo, una costola della Kaufman Foundation, che è una delle più grandi istituzioni americane, delle fondazioni americane dedicate all'imprenditorialità, al venture e al networking globale. Si parla quindi di uno scenario abbastanza interculturale, comunque. Beh, la nostra, diciamo, ogni anno viene selezionata una classe, la nostra classe che conta 38 persone è una classe largamente intitolata alla cosiddetta diversity. In che modo, sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, è diverso? Il contesto italiano, il background italiano per quanto riguarda appunto per esempio la fondazione di una startup rispetto agli Stati Uniti o altri posti nel mondo. Beh, è abbastanza diverso. Noi abbiamo provato con Working Capital anche a, diciamo, introdurre un framework culturale più ampio. Il 15 giugno, qualche settimana fa, è stato qui in Italia Greg Horowitz, che è autore di questo meraviglioso libro dal titolo Rainforest, I segreti della Silicon Valley, dove in qualche modo, diciamo, il tentativo è stato quello di coinvolgere tutti gli attori dell'innovazione italiana, intorno alla domanda perché da noi non funziona, che senza capital formation e senza un sistema di trust in grado di far girare tutti gli elementi del sistema, l'innovazione resterà in Italia un tema, come dire, da tavolo, e da tavolo con poche gambe. Pensi che in questo scenario abbia un certo peso anche, ad esempio, la pubblica amministrazione? Ma la pubblica amministrazione spesso viene, come dire, individuata come una sorta di panacea, come dire, di atto risolutivo, definitivo, planetario o come repository di tutti i mali possibili. Io non credo che sia vero né l'una né l'altra posizione. E ho trovato affascinante proprio il presupposto, chiamiamolo culturale, che ci sta sotto, no? Di un certo tipo di volontà di collaborazione che invece moltissimi negano esista in Italia, che invece sarebbe più improntata alla competizione. Sei d'accordo con questa riflessione? Per certi versi sì, nel senso che l'Italia, che è il paese dei mille territori e dei mille campanili, ha un grado di conflittualità interno a ogni microsistema, che è abbastanza facile, da rilevare, sotto gli occhi di tutti. È un pericolo, soprattutto dove gli ambienti si fanno chiusi, dove non penetra la diversity e dove in qualche modo l'eredità, il retroterra, culturali, territoriali la fanno da padrone. Parlavi prima di working capital, ti volevo chiedere un po' a che punto siamo, com'è andato? In questi anni è cambiato tutto, nel senso che quando abbiamo lanciato il progetto, il programma, o comunque lo vogliamo chiamare, la situazione era molto diversa da quella di oggi, una situazione in cui il tema dell'innovazione, delle start-up, della creazione di nuove piattaforme, di nuove imprese internet era abbastanza freddo. Sostanzialmente sono cambiate due cose. Da una parte il tema è entrato nell'agenda del paese, grazie allo sforzo di tutti noi intendo. E dall'altro, la necessità in qualche modo di spingere la crescita è diventata un fatto, come dire, determinante nella soluzione della crisi. Sai, parlando con qualche start-upper, uno degli elementi individuati come più problematici era il fatto che, ad esempio, all'estero per poter far partire la propria start-up fosse necessario soltanto ottenere quelle due o tre autorizzazioni e nel giro di pochi giorni si poteva partire, mentre in Italia ci vogliono mesi. Quanto influisce secondo te questo aspetto? E questo è un aspetto essenziale e non è un caso che sia anche al centro della riflessione di Greg Horowitz e di Victor Wang. È una teoria, in realtà diciamo, un'osservazione pratica meravigliosa che Greg e Victor riprendono e trasformano in una sorta di
cartina di tornasole per misurare quanto un sistema sia in grado di funzionare. Quando questi transaction cost sono molto elevati, il sistema tende a irrigidirsi e a non funzionare più. Noi siamo in questa condizione. I transaction cost interni al nostro paese sono molto elevati e un intervento, diciamo, deciso in questa direzione è il prerequisito perché qualunque tipo di iniziativa, di progetto, di nuovo quadro legislativo possa funzionare. Senti, a proposito di ecosistemi, ci sono diversi esperimenti, tentativi in Italia in questo momento per quanto riguarda le aggregazioni di start-upper e start-up, da Indigeni Digitali ad altri progetti che cercano di portare insieme le persone che fanno innovazione per tentare anche di aiutarsi a vicenda, effettivamente. Quanto pensi possano aiutare? Che cosa ne pensi di queste realtà? Ma penso molto bene, nel senso che in assenza di una community viva, vibrante, capace di trasmettere in qualche modo, da una parte la cultura dell'imprenditorialità, dall'altro le informazioni che servono, è evidente che il sistema si bloccherebbe immediatamente. Cioè queste community, queste realtà, tutte le organizzazioni che ruotano intorno al tema dell'innovazione, delle start-up, dell'imprenditorialità, sono un fatto estremamente positivo. La velocità delle idee è l'altro prerequisito, oltre alla velocità del capitale. Cito sempre ormai la nostra Bibbia, chiaro, mi riferisco sempre al libro Rainforest. Sono un altro dei requisiti perché il sistema possa girare e possa entrare a regime in qualche modo. Quindi benvenute tutte le organizzazioni e tutte, diciamo, le strutture che in un modo o nell'altro tentano di seguire questo percorso.